Scosnegro, un'altra vittoria per la Pallavolo Alba che continua la corsa in vetta alla classifica. Avevi chiesto alla vigilia che i tuoi ragazzi non mantenessero alta la concentrazione, l'hanno fatto, vittoria agevole con Genova. Sì, l'hanno fatto anche molto bene. Continuiamo, allunghiamo la nostra striscia positiva, la cosa importante contro una squadra come Genova è non dargli la possibilità di entrare in partita, perché comunque abbiamo visto che hanno giocato delle partite comunque ad alto livello. Allora l'importante era non fargli prendere ritmo, non fargli prendere entusiasmo. Giovato forse anche un po' il fatto che sono arrivati in ritardo, che hanno avuto problemi qualcuno. Noi siamo stati bravi nel primo set a sbagliare pochissimo anche in battuta, non sono mai entrati in partita. Mi hanno dato la possibilità di far girare tutti i giocatori e tutti quelli che sono entrati in campo hanno fatto il loro apporto per portare a casa questo 3-0. Che dire, sono contento. L'anno scorso di questi tempi la parola d'ordine era non abbattersi dopo una serie di risultati negativi. Forse oggi vi trovate nelle condizioni contrarie, cercare di mantenere i piedi per terra e continuare testa bassa, umiltà. L'anno scorso era una stagione diversa, nel senso che qualche elemento è cambiato. Quello che a me piace è che tutta la settimana stanno dando il massimo per cercare di adeguarsi al gioco di Giordano, che comunque Giorgio fa giocare bene. Che dire, la parola d'ordine è sempre la stessa, continuare a divertirsi, che è quello che ci siamo detti durante l'estate, continuare a impegnarsi durante gli allenamenti, ovviamente con i risultati che arrivano è tutto più semplice, però se andiamo avanti così anche in settimana è bello lavorare con loro. Nuova vittoria per la Pallavolo Alba, vetta solitaria, oggi tutto facile, anche se forse il complicato era non montarsi la testa dopo la bella vittoria di sabato e entrare concentrati contro una squadra sulla carta inferiore a voi. Sì, diciamo che è verissimo, è stato difficile in settimana riuscire a rimanere concentrati dopo la vittoria di Sant'Anna, che sicuramente è una vittoria importante, che comunque ci ha dato anche una sicurezza in campionato, perché eravamo più 4 sul campionato, ma devo dire che durante la settimana lavoriamo tutti bene, siamo tutti concentrati perché ci sta piacendo vincere, quindi continuiamo così, continuiamo a lavorare, siamo concentrati tutti e i risultati si vedono poi. La classifica la guardate o...? No, non la guardiamo, no, la guardiamo combattute ridendo praticamente, ma niente di più. Continuiamo a giocare, ad allenarci, ci divertiamo, stiamo bene in gruppo, c'è un bel clima nello spogliatoio, va tutto abbastanza bene, quindi diciamo che è tutto.